Suzuki. Ecco questi ragazzini, primo giro di corsa, poi bici e poi sci da fondo oppure nuoto. Andiamo anche con loro, la distanza si allunga, ma la grinta la vedo nei loro occhi, quindi anche per voi buon divertimento. Dai, è finita, hai vista, dai, brava. E qui a Predazzo alla partenza di questo Winter Triathlon, vedete qui in zona sportiva dove c'è la piscina, ma c'è qualcuno che ce lo spiega meglio. Questo Winter Triathlon, cos'è questo Winter Triathlon? Winter Triathlon è una nuova disciplina della Federazione Italiana Triathlon che si sviluppa l'inverno, quindi è stato scelto di fare queste gare partenza di corsa e poi la frazione di mountain bike e concludere con la frazione di sci da fondo, tutto sulla neve, quindi si corre, si pedala e si scia sempre su neve. Quindi questa è la nuova versione del triathlon invernale. Tanti giovani quest'anno a Predazzo, ne abbiamo 80 e abbiamo un centinaio anche di adulti, quindi belli, sono felici, speriamo che tutti si divertano e che sia una bella giornata per tutti. E vediamo che la Val di Tieme Predazzo con gli sport invernali si dà sempre molto da fare, anche questa è molto apprezzata. Sì, speriamo che la numerosa gente che sta qua torni a casa con un bel ricordo del Winter Triathlon e che questa nuova disciplina sia conosciuta e meriti il rispetto che speriamo riesca a guadagnarsi. Ma e l'esperienza è aperta a tutti, anche uno che non fa questa disciplina può approcciarsi a questo sport e iscriversi un altro anno? Ma certo, c'è da correre, quindi chiunque riesca a correre lo può fare, bisogna sapere andare in bici e avere una buona capacità di guida della mountain bike e saper sciare, insomma, quindi per i multisportivi è sicuramente una bella occasione per mettersi provare qualcosa di nuovo. Benone, grazie mille e alla prossima. Grazie. Ciao. Ooh.